Si scontrano l'AC Milan Clash e Sassuolo eSport. Quindi vediamo subito per Milan Clash, facciamo entrare Cresi. La nobiltà del calcio nostrano a tinte rossonere si affida nuovamente al suo alfiere per issare la bandiera dell'AC Milan Clash alle Final Eight e conquistare un posto in semifinale, secondo anno consecutivo. La casacca è la stessa, la voglia di stupire è quella di Clash Cresi. E vediamo invece i colori del Sassuolo, sono difesi da Figurigno. Palle per Simone Figura, che arriva in questa Final Eight dopo il quinto posto nella regular season e poi il ribaltone e il pianto liberatorio dei playoff. Adesso c'è di fronte il Milan Clash con un Figurigno che non vuole lasciarsi scappare questa grossa possibilità. Allora, ultima sfida di questa giornata, parola ai caster. Hashtag esperienza. Qui sul palco dell'ultima gara di questi quarti di finale della Final Eight, fino ad adesso lo spettacolo è stato assoluto protagonista. Tre quarti di finale, tutti e tre finiti ai tempi supplementari. Sicuramente Figurigno e Clash Cresi non vorranno fare brutta figura di fronte a un pubblico accesissimo fino all'ultimo istante. Marco, di fronte due player che sanno come si vince. Sì, due player che sanno bene come si vince e che di palcoscenici come questi ne hanno già calcati e anche parecchio, magari qualcuno più di recente, ma entrambi sanno cosa significa stare su un palco importante come questo. Dunque deve essere questo aspetto che non, sicuramente non cambia nulla per loro. Però per quello che abbiamo visto in regular season, facciamo un po' di storia, Figurigno non era completamente in partita. Poi l'aveva detto anche durante le interviste: mi sono allenato, mi sono ripreso, ho capito il momento. Dall'altra parte invece un Cresi che ha proseguito con quanto di buono aveva fatto durante la regular season, perché poi nei playoff è arrivato praticamente subito alle Final Eight. Adesso però sono passate altre due settimane, sono gli ultimi che vanno in campo per questi quarti di finale, hanno già visto tutte le altre partite. Sarà anche interessante capire come arrivano loro, perché hai già visto tutto e magari ti sale ancora un po' di più la tensione. Chissà come partiranno, perché ultimo quarto di finale, dunque ultima squadra che vedremo nella giornata poi di domani, che completerà il roster delle semifinaliste. Io personalmente sarei carico a pallettoni, andare a giocare quest'ultimo quarto di finale con tutte le gare meravigliose che abbiamo visto in questa giornata. Il livello di queste Final Eight lo abbiamo visto sin dai primi minuti del primo quarto di finale. L'equilibrio ha regnato sovrano e regnerà sovrano anche fra rossoneri e invece i neroverdi di Sassuolo. Una domanda però per te, Marco, perché abbiamo visto compagni di squadra d'esperienza affiancare Sampdoria e Venezia, abbiamo visto invece affiancare i coach per quanto riguarda invece Salernitana e Fiorentina. Questa volta vediamo due ragazzi provenienti dal draft, colui che ha vinto il premio di MVP di Rookie of the Year, ovvero Carburatore, dall'altra parte Nemesis. Sì, ma l'abbiamo visti anche durante i playoff. Entrambi i player al fianco, entrambi draftati al fianco dei loro pro player. Ciò ci deve anche far capire che nonostante siano dei ragazzi che comunque non sono dei professionisti, avere al loro fianco questi ragazzi qua li dà una mano, si fidano di ciò che li vanno a raccontare, di ciò che, di quelle che sono le dinamiche che vanno a spiegare durante la partita. Questo è sicuramente un bellissimo spot per tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, perché anche i draftati, anche se non giocano, però sono una porzione molto importante di quella che è una partita. Assolutamente sì, è una porzione abbondante di quello che è la Serie A Team 2022. Abbiamo visto tantissimi premi oggi consegnati dai nostri analyst, dalla nostra Ludovica. Abbiamo visto dei gol meravigliosi, la top 10 con Fabio De Nuzzo premiato pochi istanti fa. Abbiamo visto il premio di Rookie of the Year, fino ad arrivare a quello che sarà
prossimamente il premio di domani, consegnato quello di MVP invece del torneo. Devo dire, Marco, che la giornata di oggi, con lo spettacolo, la scenografia, le emozioni, è stata una giornata che difficilmente dimenticheremo, e faccio fatica a dire che quella di domani si prospetta ancora più spettacolare. Sì, non pensiamo, ecco, domani, non iniziamo a spingerci a qualcosa che succederà più avanti. Adesso pensiamo a questa partita qua. Lo ripetiamo, ultimo quarto di finale, ultimi 180 minuti, finora per quello che abbiamo visto, tutte partite equilibrate. Saranno i dettagli sempre a fare la differenza. Sono curioso anche di scoprire quelli che saranno i moduli scelti da due pro player, perché adesso hai visto praticamente tutto. Hai visto come si sono comportate le squadre. Obrun prima ha detto una cosa interessante. Ho visto il 3-5-2, mi piace utilizzarlo, è un ottimo modulo. Visto che comunque con Giovi non ha performato al massimo, sono ritornato un attimo sui miei passi e quindi ho cambiato nella prima partita. Poi invece quel 3-5-2 è tornato, l'hai ribaltata. La preparazione, se arrivi qua, quello che hai fatto a casa lo devi portare all'interno di questi 180 minuti. Non puoi pensare che arrivi qua, devi stravolgere, è troppo complicato, è troppo difficile. Devi essere già preparato a questa tipologia di soluzione, e però devi anche fare i conti con quello che è il tuo avversario, perché sicuramente l'hai studiato, sai quelle che sono le giocate che va a fare. Crazy l'abbiamo visto tante volte cercare il tiro dal limite dell'aria, mentre un figurino che cerca più le fasce, vedremo se cercherà anche di alleggerire quella che è la manovra, magari di verticalizzare con più frequenza. Sono questi particolari che ormai abbiamo visto in quasi tutte le partite. Le giocate iniziano a essere più o meno le stesse, dunque sai che quel corridoio ti può dare il vantaggio, sai che magari non devi accelerare troppo, sai che in quel momento della partita non è importante cercare un gol in più, ma forse conservare il possesso del pallone, perché puoi costruire, puoi avere la pazienza e la calma, e secondo me questi due player di calma e pazienza ne hanno anche tanta. E mi collego proprio a quest'ultima tua frase, Marco, perché Crazy, nel corso del torneo, battendo anche uno dei favoriti, Gabri, nel winner bracket, ha fatto della strategia il suo colpo da maestro. Figurino è salito di livello, ma sempre con la razionalità del giocatore esperto. Ma ora, linea a te per la partita. Partiti per questo Milan-Sassuolo, ultimo quarto di finale della Serie A Team. Mkhitaryan sulla destra, prova ad allungare, poi va dentro per Ronaldo con la chiusura, però da parte del Sassuolo. Gullit, Dybala, che sì, Gullit allarga per Theo Hernandez, prova a salire il francese, sale anche la linea però dei difensori del Milan. Gullit dentro per Ronaldinho, perché compagni, ecco Theo Hernandez, si è inserito Gullit che cerca subito dentro Ronaldo. Bravo però Koulibaly a chiudere. È molto bravo Figurino ad arrivare fino al limite dell'area di rigore, poi quel passaggio, non è riuscito a entrare proprio nella difesa rossonera. Molto bravo a chiudersi Crazy, ma quella fascia sinistra, vedremo, con Theo Hernandez molto alto, sarà sfruttata da parte del Sassuolo. Mkhitaryan dall'altra parte, viene però recuperata la sfera da Theo Hernandez per il Sassuolo, che sì, Gullit, Dybala, adesso ha tanto spazio argentino a cercare Gullit, chiudere il triangolo con Paolo Dybala, ancora Dybala, poi Gullit, che sì, servire Dybala a scambiare con che sì, verticale dentro per Ronaldo, a servire Gullit che tutto solo firma il vantaggio per i suoi, è 1-0 Sassuolo, tutto troppo facile. Ha pescato il coniglio dal cilindro, in questo caso Figurino, perché sempre l'inserimento da parte dell'olandese è un attaccante aggiunto quest'oggi. Ruud Gullit, che davanti alla porta non sbaglia, si sblocca subito il risultato. Quello che voleva Figurino è fare meglio in attacco, e dopo 12 minuti è 1-0. Inserimento da parte dei centrocampisti che finora abbiamo visto praticamente in ogni sfida. Darmian, Koulibaly, la gira per Theo Hernandez, tanto alta la linea del Milan. Maldini, che sì, Dybala, cercare Maldini, Theo Hernandez cerca subito il cross, ne ho visti pochi questa giornata. Figurino che sta cercando invece di differenziarsi, cercare giocate differenti.
qui Gullit. Dentro per Ronaldinho, la alza a cercare Ronaldo. Arriva la chiusura però da parte dei Koulibaly. Adesso può ripartire il Milan. Leitmotiv dell'attacco della Sassuolo, sempre con questo lob a sopravanzare la difesa, in questo caso bravo Koulibaly ad andare in anticipo. Il Milan però deve riuscire a reagire, perché il Sassuolo in questi primi 20 minuti di gioco sta mantenendo con calma e sangue freddo il possesso, e molto spesso quando verticalizza diventa davvero davvero difficile da seguire. Darmian Ibrahimovic, che sì, volete adesso che sì. A vedere Paolo Dybala dentro a cercare lo scambio, poi ancora il pallone da parte di Dybala. Gullit, Paolo Dybala prova a calciare, pallone va lontano dallo specchio della porta, va già provato, stava prendendo la mira, alla fine ha provato, pallone però molto molto complicato. Davvero difficile in quel fazzoletto di campo andare a una conclusione pulita per Paolo Dybala, ma in questo caso figurino ci ha fatto vedere che può attaccare in un altro modo, non andare in verticale, provare le conclusioni dal limite dell'area, e Dybala viene utilizzato proprio per questo motivo. Mkhitaryan, a due, deve riniziare da Darmian, prova a saltare Ronaldinho e ci riesce, ancora Darmian, dentro per Mkhitaryan, Gullit prova a girarsi, rigirarsi e cercare poi Ronaldinho che era tutto solo, ma la difesa del Sassuolo non è dal stesso avviso, ma siamo dall'altra parte con il rilancio per Ronaldo, bravissimo qua Mike Maignan ad uscire, figurino probabilmente non se l'aspettava. Cancellato letteralmente il 2-0 e mandato dietro la lavagna R9, che ha stoppato male quel pallone, ma che lancio illuminante dalle retrovie, davvero davvero un figurino sugli scudi dal punto di vista offensivo. Mkhitaryan dentro a cercare Ronaldo, sta cercando tanto questa giocata e finora ha portato però solo un gol. Teo Hernandez, Gullit, vicino Teo Hernandez, servito adesso Gullit, Maldini, Teo Hernandez ancora per Ruud Gullit, Ronaldinho attende il brasiliano, attende i compagni, sempre Ronaldinho isolato, si deve riniziare da Teo Hernandez, il cross in mezzo per Kessié che cerca la sponda per Ronaldo, molto elaborata ma che stava per dare i suoi frutti, e ora le occasioni diventano tante per il Sassuolo che deve concretizzare questa mole di gioco. Ronaldinho di orizzontali, brutta palla persa, Digno dall'altra parte, Spinazzola, cambio di lato per Darmian a coprire Ronaldinho, sempre Darmian si accentra, fa vedere Ruud Gullit, Barella cercare Gullit, però il Gullit di divisa opposta a recuperare la sfera, Ibrahimovic, che si dopo lo scambio con Dybala, adesso Gullit prova il lancio lungo, il colpo di testa con Maignan che era uscito, e adesso attenzione perché questa può essere una soluzione, perché se il portiere esce sempre, occhio a quelli che potrebbero essere i pallonetti da lontano. Assolutamente sì, attenzione perché Maignan due volte è uscito in maniera spericolata, prima ottimamente su Ronaldo, questa volta così così, ha rischiato tantissimo Clash Crazy, ma in questo caso il Sassuolo, come ho detto prima, deve essere più cinico in avanti. Che sì, Ronaldinho, Teo Hernandez, Maldini, Teo Hernandez ancora verso Maldini, che sì, Koulibaly, Darmian a destra, si inizia da Koulibaly, cambio di gioco e si va da Teo Hernandez sull'altro lato, Gullit, Teo Hernandez l'alza per Ronaldinho, vediamo se punta l'uomo, Ronaldinho gioco di gambe, danza sul pallone, poco efficace però questa soluzione, aveva lo spazio per attaccare l'area di rigore, invece forse anche il cross o non cross prova a puntare, alla fine finisce la prima frazione di gara. Lo aspettava lì Crazy, poco soddisfatto del suo primo tempo, anche se non lascia far vedere molto delle sue emozioni davanti alle telecamere. Vorrei fare un salto indietro nel tempo, Marco, con te. Assomiglia tantissimo questo primo tempo al primo tempo fra Milan e Genoa, dove Gabri riuscì molte molte volte ad andare davanti al portiere senza segnare. Non so se ti ricordi, gara d'andata 1-0, poi ribaltata al ritorno da Clash Crazy. Queste occasioni perse, quando la partita va dalla tua parte e sei in trans agonistica, devi saperle sfruttare, perché l'abbiamo visto oggi, il risultato può essere ribaltato in qualsiasi momento. Poi anche quando il risultato è solamente una rete di differenza da una parte o dall'altra, ovviamente sappiamo che diventa ancora tutto più semplice,
Però sì, hai detto bene, perché ricorda tanto quella partita. Forse in quella partita il Genoa aveva avuto delle occasioni anche più nitide rispetto a questa odierna. Però il Sassuolo sta costruendo, e sta costruendo pure bene. Sono tante le occasioni, riesce a portare anche tanti uomini dentro l'area di rigore. Manca magari l'ultimo passaggio sia da una parte che dall'altra. Però due pro player che non si stanno per niente risparmiando, anzi. Assolutamente sì. In particolare vediamo un Clash Crazy che in realtà non ha subito tante clamorose occasioni da rete, ma il possesso palla di Figurigno e le verticalizzazioni, perché se il Sassuolo riesce a entrare con così facilità in area di rigore, allora c'è un problema alla difesa del Milan, e abbiamo visto che qualcosa l'ha cambiata durante la pausa. Allora vedremo questo secondo tempo, questa ripresa di questo match di andata. Gullit, Ronaldinho, limite dell'area, allarga per Ibrahimovic, invece dentro per Dybala, cercare Ronaldo, ma poteva anche calciare Dybala, un extra pass di troppo, guadagna un calcio d'angolo, vediamo come lo sfrutta Ronaldinho, il cross sul secondo palo a cercare Koulibaly che però è in ritardo, la ributta dentro con Dybala, la sterzata l'alza per Ronaldinho che cerca l'extra pass, ma in due occasioni, due tiri che potevi cercare e potevi anche trovare probabilmente il gol. Non ti arrabbiare Marco, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, poteva assolutamente tirare Figurigno perché dall'altra parte sta rischiando. Ronaldinho proprio dall'altra parte, dentro l'area, Ronaldinho a cercare Ibrahimovic, dentro per Ronaldo, tutto solo, gol della parità, la legge più antica non scritta del calcio, gol sbagliato, gol subito. E questa la scriviamo sugli annali del calcio e dell'eSports italiano. Dal calcio reale al calcio virtuale questa legge non cambia. Figurigno sbaglia da una parte a non andare a rete, dall'altra parte alla prima vera occasione della partita Crazy fa 1-1. E adesso è tutta un'altra gara dopo questo gol del pareggio con Figurigno che sa bene che ha avuto le occasioni ma non è riuscito a sfruttarle. Quelle, quando entrano quei meccanismi dentro la testa, difficile farli andare via. Che sì, Ronaldinho prova a girarsi, non riesce, la recupera il Milan. Barella, Koulibaly, cambio di lato per Spinazzola. Subito a servire Ronaldinho. Gullit, attenzione allo scatto da parte di Digno, non viene però cercato, la recupera il Sassuolo. Dybala, che sì. Gullit, servire Ronaldo, adesso per Digno, prova a girarsi, continua a tenere il possesso di palla, batti e ribatti, ce l'ha il Sassuolo, Teo Hernandez, Maldini, che sì, scambiare ancora per le zone centrali, sempre che sì, Gullit, Teo Hernandez, prova a salire, a guadagnare campo, se ne va il francese, Teo Hernandez cerca il traversone, viene però fermato e adesso il Milan vediamo se lancia sulla fascia destra perché c'era spazio, invece si passa sull'altra fascia per Spinazzola. Mi sembra un po' in confusione l'attacco del Sassuolo che non ha trovato dei passaggi puliti dopo aver subito l'1-1, anche dal punto di vista psicologico può fare la differenza subire un gol così dopo che hai dominato la prima frazione. E intanto Ronaldinho prova a girarsi, spalle la porta, poi Ronaldinho prova ad andarsene, il pallone per Spinazzola. Gullit al limite, Spinazzola ancora, Gullit dentro verso Digno, butta la porta, Ronaldinho a cercare Ibrahimovic, la chiusura di Maldini non è finita, la sponda fuori, cercare compagno che non riesce però ad agganciare il pallone, adesso può ripartire il Sassuolo, brutto errore, fase di uscita, Ronaldinho limite dell'aria, prova a piazzarla, in time end non c'è, viene però cancellato ancora per un istante la ripartenza da parte del Sassuolo, Barella. Gullit al limite, si ferma, doppio passo e adesso Ronaldo, c'è spazio per Ronaldinho che deve stare attento a non andare in fuorigioco, Spinazzola 70 sul cronometro, continua a tenerla l'inserimento da parte di Gullit, si passa invece da Ronaldo, ottima posizione, pallone dentro per Gullit, a servire Ibrahimovic che però è in fuorigioco, cercato l'extra pass, quello che aveva fatto Figurigno, però qua è offside, quindi non succede nulla. Non lo possiamo criticare, Crazy, in questo caso, perché si è alzata la bandierina virtuale. Un secondo tempo che ha completamente ribaltato le sorti dell'incontro. Siamo 1-1, ma Figurigno sta rischiando molto perché non riesce a uscire dalla propria metà campo. Pausa che forse per lui è un momento anche per respirare dalla pressione del Milan. Un Milan che ora ha le mani su questa partita. Dall'altra parte mi sembra che psicologicamente Figurigno abbia subito la botta della rete dell'1-1 e il Milan
con troppa facilità con quegli extra pass è entrato dentro l'area di rigore, è riuscito ad avere anche la possibilità di andare sul 2-1. Vedo Perisic e Chiesa sulle fasce del Milan, vediamo se anche il Sassuolo ha cambiato qualcosa. Sì, c'è Mkhitaryan, se ho visto bene, sull'out di destra, ci ripensa però, e quindi dentro Ibrahimovic, forse l'abbiamo letto la sostituzione, ha detto no. No, vi devo far sbagliare. Vediamo se ci ripensa ancora. Sì, ci ripensa ancora una volta. Non è tanto convinto di questa sostituzione. Probabilmente adesso arriverà. Infatti si può anche ripartire con questi cambi, sia da una parte che dall'altra. Gli esterni toccati in tutte e tre le soluzioni. Koulibaly, Dybala, Mkhitaryan. Primo pallone toccato della sua partita. Che sì, Dybala, Darmian, Koulibaly, che sì, Maldini, ancora perché sì, gira sulla destra verso Matteo Darmian, prova ad accentrarsi, si fa vedere che sì, deve riniziare però da Darmian, che sì, Gullit, servire Ronaldo, prova a girarsi con Maldini che in qualche modo riesce a recuperare il pallone. E qui si è un po' intestardito il Sassuolo, quasi in un imbuto al limite dell'area di rigore, non è riuscito a trovare il passaggio all'interno dell'area di rigore. Ora manca un quarto d'ora alla fine di questa gara d'andata, risultato inchiodato sull'1-1. Qualsiasi azione potrebbe far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Darmian per il Milan sulla destra, il cross in mezzo con l'uscita però da parte di Szczęsny. Molto complicata questa soluzione. E attenzione perché si era sganciato Koulibaly in questo caso. Abbiamo visto delle reti subite proprio per questo modo di attaccare con il difensore centrale. Sembra non approfittare al momento Figurigno che mantiene il possesso palla e costruisce con Dybala e Ronaldinho. La verticale a cercare Ronaldo, però Koulibaly che va recuperato bene la posizione, recupera anche il pallone. Darmian, sempre sulla destra, cercare Perisic, scambio con Darmian, Barella. Darmian, vediamo se cambia lato, arriva adesso il lancio, attenzione a Koulibaly perché è partito, Spinazzola cerca proprio il cross verso di lui a cercare la sponda, e adesso attenzione perché manca uno dei due difensori centrali, vediamo se Sassuolo accelera con Ronaldo che va a lanciare lungo per Mkhitaryan, dentro l'area, Mkhitaryan fino in fondo, Mkhitaryan, e 2-1 Sassuolo, ancora una volta il difensore che si stacca, ne approfitta il Sassuolo che rimette la testa avanti, 2-1. Il treno armeno che trova la sua fermata col Frecciarossa e timbra il cartellino sul 2-1. Questa mossa di Koulibaly in avanti l'ha pagata carissima Cresi, e attenzione perché il Sassuolo ha anche molto probabilmente l'ultimo pallone di questa ripresa. Maldini, che sì, Koulibaly per Darmian, lungo verso Mkhitaryan, posizione regolare, attenzione dentro l'area perché c'è Ronaldo, rimpallo, poi Ronaldo, crocchetta, sempre Ronaldo, prova a girarsi, poi la palla dentro, e Maldini a chiudere la traiettoria, grande chiusura da parte del difensore, attenzione perché non è finita, Gullit per Ronaldo, al limite si gira, poi serve Mkhitaryan che prova a piazzarla, però arriva ancora una volta la chiusura, adesso il pallone che viene allontanato, rimessa laterale, finisce anche la partita, finisce 2-1 per il Sassuolo con qualche rischio nel finale per il Milan. E quindi questa partita se la porta a casa nella gara d'andata il Sassuolo di Figurigno, che approfitta forse dell'unico vero grande errore difensivo di Cresi in una partita che era riuscito a rimettere in parità grazie alla rete al minuto numero 53 di Ronaldo il fenomeno, e alla fine quel Koulibaly che è salito troppo dalla difesa è costato il 2-1 nero verde. Abbiamo visto tanti gol fatti proprio con fai staccare il difensore centrale e poi la ripartenza, bravo però anche a leggere perché quando acceleri sai bene che puoi letteralmente trovare una rete che ti può regalare tante emozioni, perché quello che abbiamo visto qui è effettivamente questa roba qua. Freddezza, lucidità che andremo ad analizzare nel salutino degli analyst. Grazie Sabino, grazie Marco. E dunque, una partita da tanti volti, perché abbiamo visto all'inizio un Sassuolo dirompente, un Milan che sembrava spento, un Cresi lontano parente di quello che avevamo visto durante i playoff. Poi era riuscito a riprendere la partita, sembrava poter magari portarsi a casa quel qualcosa in più, e poi alla fine una disattenzione di troppo.
Io partirei proprio dalla fine, quell'azione con Koulibaly che si era andato a staccare, il contropiede seguente, forse un po' troppo rischioso per la partita di andata, chiedo a il buon Venom e ad Evnokat che sono qui con me. Sì, nel finale panico totale per Kresi che ha subito gol, ha rischiato anche di subirne un altro, poi con l'uscita al 90esimo pensavo forse che la partita fosse già finita, invece c'era ancora un istante, ha dato un'altra occasione a Figurigno, sì, forse essersi staccato con quel Koulibaly, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto forse mai in questa giornata, la giocata col difensore che si stacca e in questo caso costata cara. Elena, tu invece che ne pensi? Sì, abbiamo visto una bellissima partita, entrambi hanno avuto un po' di azioni da gol, abbiamo appena visto il gol del vantaggio del Sassuolo, un Sassuolo che direi è maturato tanto sia nel corso di questi playoff della regular season e oggi lo vediamo un Figurigno molto carico come ci aspettavamo proprio di vedere. Kresi deve essere bravo adesso a cancellare completamente questa partita perché ricordiamo è finita 2-1 quindi è ancora tutto da decidere e deve cercare di segnare subito, di andare in vantaggio e di non perdere la testa come forse abbiamo visto, notato in questi ultimi minuti. Sì, questa è la controfigura del Figurigno che avevamo visto nei gironi, già nei playoff ci aveva fatto vedere di cos'era capace, adesso è proprio un Figurigno a fuoco, oserei dire, Doc, perché ha giocato bene, pochi rischi dietro, qualche rischio ovviamente l'ha concesso, qualche tiro a Diego, però come in questa occasione che Diego ha fatto, oserei dire, uno dei suoi due soliti gol. Sì, questa è la classica azione col passaggio morbido poi dentro. Però, sai, una partita che non mi aspettavo da Kresi, che forse tra gli 8 player presenti a queste Final Eight è quello che è più abituato a calcare un palcoscenico come questo. È vero, tante partite, però la pressione di una finale, tante partite si sono già giocate su comunque durante lo stage, durante la fase dei gironi, però le emozioni di un palco del genere, col pubblico, con la tensione che sale, con il trofeo che è sempre più vicino, forse era un po' il terreno da caccia di Diego, non mi aspettavo un errore come quello alla fine. Forse, azzardo io, un Diego che ha giocato un po' vecchio stile, un po' come si è giocato durante anche la fase a gironi, durante i playoff, mentre altri hanno portato delle soluzioni diverse, sto pensando al 3-5-2, lui è rimasto ancorato a quello che l'ha portato fino qui, anche al modulo, 4-2-2 è praticamente l'unico che lo utilizza. È una soluzione che ha pagato nei gironi, ha pagato nei playoff, forse però adesso ha un'arma segreta, un'arma B, perché continuare sullo stesso canovaccio secondo me non potrebbe non essere profittevole per Kresi. Io mi aspetto dei cambiamenti anche a livello di modulo o comunque a livello di tattiche, una squadra un po' più offensiva e magari anche qualche stile di costruzione offensiva differente. Sì, tu non ti aspettavi questa partita da parte di Kresi, ma forse lui non si aspettava questo tipo di partita da parte di Figurigno, che è entrato subito nel match e, come ho detto giusto poco fa, è cresciuto tanto durante queste fasi e forse si aspettava veramente un Figurigno completamente diverso, che invece è rimasto sempre in partita. È riuscito a sfruttare bene le occasioni e anche gli errori del suo avversario. Noi non vediamo l'ora di vedere il ritorno, ma prima diamo la parola al Doc perché deve ricordarci un appuntamento. Sì, perché sono visto che Kresi è proprio impegnato in questa partita, prima di guardare il match di ritorno vi invitiamo a passare sulla pagina Instagram di Palsì, perché nelle storie potete votare il premio di Palsì MVP Awards con i due sfidanti che sono lo stesso Kresi del Milan che state vedendo in questa partita e Montax che avete visto in precedenza superare Virgil e la Fiorentina. Quindi passate sulla pagina Instagram di Palsì, votate nelle storie e domani premieremo su questo palco il vincitore. Direi che abbiamo fatto l'analisi del match di andata, ora ci separano solo 90 minuti più eventuali supplementari ai calci di rigore a scoprire qual è l'ultima squadra che approderà tra le 4 migliori per la giornata di domani. Direi di dare la linea a Sabino e a Brando per la telecronaca del match di ritorno. Eh sì, qui si freme perché c'è la gara di ritorno fra Sassuolo e Milan. Sempre noi, Sabino Palermo e Marco Brandino, a raccontarvi le gesta dei pro player in questa Final Eight della Serie A Team 2022.
ultima partita di giornata, poi domani lo spettacolo di semifinali e finale. In questo caso, Marco, una partita, quella di ritorno, che parte come le altre con una squadra in vantaggio. Non sono due le reti, è solamente una, ma comunque è un vantaggio, seppur minimo, figurigno su Cresi. È un piccolissimo vantaggio, hai detto benissimo. E Cresi lo sa bene che trattasi solamente di una rete, dunque possono passare 5, 10, 40, 70, basta un gol. Dall'altra parte invece Figurigno sa bene che lui, trovando una rete, metti +2. Non cambia più di tanto, però +2 sicuramente è differente, perché se la devi recuperare, quando poi magari arriveremo al minuto 70 del secondo tempo, in base al risultato lì può cambiare quello che è lo stile di gioco e quindi cambiare anche la partita. E a proposito di partita, seguiamo il ritorno tra Sassuolo e Milan, con il Sassuolo che attacca la palla dentro per Ronaldo. Sono passati 3 minuti, ma c'è subito la prima grande occasione, calcio d'angolo, un Figurigno che sta inventando di tutto dentro l'area di rigore. Attenzione qui al cross sul secondo palo con Maignan, che dalla testa di Gullit toglie il pallone e si è preso quella di prima. Questo era un cioccolatino da scartare per lui, mamma mia la parata di Mike Maignan, che risolleva le sorti del Milan, perché andare sotto dopo appena 3 minuti e 2 reti di vantaggio poteva fare malissimo la compagine rossonera. Darmian gira per Spinazzola, accelera ancora Spinazzola, cercare Ronaldinho, ha capito tutto però il Sassuolo, che sì, Gullit, Ronaldinho, Gullit, cercare Paulo Dybala, che sì, Hernandez, Maldini, cambio lato per Darmian, linea molto alta da parte del Milan, che sì, Dybala, cercare Gullit, che sì, continua a salire con la linea dei difensori, attenzione perché quando la palla è scoperta può essere pericoloso. Dybala, Darmian, salta secco il suo avversario, ancora Darmian, cerca l'aiuto dei compagni, arriva Koulibaly, la gira per Hernandez, attenzione allo scatto da parte di Maldini, si va dentro invece per Gullit, la mette giù, Gullit prova a girarsi, rigirarsi, adesso attenzione alla ripartenza perché manca Maldini, vediamo se ne approfitta il Milan. Mkhitaryan va a cercare Ronaldo, fascia destra, prova a puntare Hernandez, sempre Ronaldo, prova ad accentrarsi, salta secco l'avversario, Ronaldo prende il fine e poi cerca il cross dentro, arriva la chiusura però da parte della difesa emiliana, ancora una volta si stacca il difensore, ma è più l'occasione che concede al tuo avversario e non un'occasione in tuo favore. Sì, ma ha messo il motorino Ronaldo su quei tacchetti, incredibile, aveva una cilindrata motorizzata, ha bruciato Theo Hernandez in velocità, ha nascosto il pallone e quasi quasi ci scappava il gol dell'1-0 del Milan. Qui batti e ribatte, alla fine il Sassuolo ancora in possesso, Darmian la tiene, attende i compagni, sempre Darmian, deve andare da solo e salta tutti, ancora Darmian, la palla è dentro per Ibrahimovic col sinistro, tiro troppo centrale con Maignan che alza un campanile pericolosissimo dentro l'area, ma ancora una volta l'intervento, ma sempre lo spazio visto e trovato da parte del Sassuolo. Passiamo dall'altra parte perché c'è Spinazzola che può puntare sulla fascia sinistra, a rimorchio arriva Gullit, l'inserimento da parte di Barella, poi ancora Gullit a cercare sempre Barella che cerca una giocata, una finezza che non serve, adesso il Sassuolo vediamo se lancia, arriva il lancio lunghissimo per Ibrahimovic, il colpo di testa di Maldini che riesce solo ad allontanare per un istante, con Ibrahimovic ancora in possesso, lato corto, l'era di rigore, prova a girarsi lo svedese, ne ha 3 che lo circondano, si rinizia da Darmian, adesso per Koulibaly, poi Darmian, si abbassa anche il ritmo, Koulibaly, Darmian, che sì, Darmian dentro per Paulo Dybala, cercare Ibrahimovic che prova a girarsi, però Spinazzola bravo a chiudere. Qua il Sassuolo ha avuto l'occasione, la ripartenza non sfruttata, però a proposito di ripartenza eccone un'altra perché c'è Ronaldinho dall'altra parte, cerca il pallone dentro con la chiusura però fondamentale da parte di Matteo Darmian, non c'è un attimo di respiro perché siamo ancora una volta nell'altra porzione di campo, Ibrahimovic, Dybala, poi Gullit dentro a cercare Ronaldinho, ce l'ha sul sinistro, il pallonetto di Ronaldinho e che gol ha fatto Figurigno, il tocco sotto che va a spegnersi in porta,
un bacio, un cioccolatino questo gol qua. Ha trovato la pentola d'oro in fondo all'arcobaleno Ronaldinho. Mamma mia, il gol dei neroverdi. Lo abbiamo chiesto di essere più concreto, poi Figurinho fai anche quel che ti pare, se riesci a segnare anche così. Direi al terzo tentativo arriva la rete del Sassuolo, alla mezz'ora concretizza finalmente un primo tempo giocato ad altissimi livelli e questa volta ci ha ascoltato, perché comunque le conclusioni sono arrivate e se Maignan non riesce a batterlo con la potenza, allora provaci col controllo. Qui un bellissimo pallonetto, lo va a solo pensare di fare, perché sei dentro l'area piccola, magari ti aspetti un tiro ad incrociare e invece sai che con quel tocco sotto puoi sorprendere il portiere avversario. Gli è andata molto bene perché sei riuscito a scavalcare completamente Mike Maignan e questo era quello che però Cresi non voleva, andare sotto di un gol in questa sfida, ma che si legge completamente diverso perché adesso sono due le reti da recuperare da parte del Milan. Barella, Darmian, cambio di lato con Ibrahimovic che era pronto a contrastare, a riprendersi il pallone. Darmian, Barella, Mkhitaryan, prova a salire l'armeno, fa vedere Barella, vicino Gullit, cerca il pallone dentro per Ronaldinho, spalle alla porta, serve Ibrahimovic che prova a girarsi, crocchetto di passaggio che però non passa. E qui Figurinho fa un passo in avanti rispetto alla gara d'andata, conosce Cresi, come gli aveva fatto male con l'extra pass dentro l'area di rigore, è già la seconda azione che Cresi ha la possibilità di avere quel passaggio all'interno dell'area e invece molto bravo Figurinho ad aspettarlo, a essere concreto nella fase difensiva e a presentarsi già dall'altra parte. Ibrahimovic, Dybala, si fa vedere Gullit, verticale per Ronaldo, a servire Digno dentro l'area che era pronto a firmare il 4-1, ma era fuori gioco Ronaldo. Assolutamente sì, ma come c'era arrivato a questa azione? Con calma, con pazienza, nella linea verticale, senza mai allungare un passaggio, andare troppo di fretta, e in questo caso fa fatica a contenere il fraseggio offensivo del Sassuolo, in questo caso Cresi, ma vediamo se quello che è successo nella ripresa della gara d'andata si concretizza in questo finale, cioè alla prima occasione Cresi ti punisce sempre. Darmian, Barella, cambio lato, però c'era Ibrahimovic pronto a raccogliere, possesso ancora per il Milan, solo per un istante che alla fine il Sassuolo lo recupera. Darmian per l'ultima occasione di questo primo tempo, il cambio di lato a cercare Teo Hernandez, non c'è recupero e dunque finisce qua la prima frazione di questo ritorno. È un Cresi che deve costruire molto di più se vuole cercare di ribaltare questo incontro. Figurinho che ha fatto il compitino, ma è un compito che si legge con il voto 10 finora. Assolutamente sì, anche perché questa rete nel primo tempo fa il paio con quella nel finale della gara d'andata. Significa che Cresi non gli basta fare il suo conto e andare a segnare nella ripresa, gli serviranno due gol per acciuffare almeno i tempi supplementari, nemmeno l'accesso alla semifinale, e questo fa tutto davvero la differenza del mondo, perché dall'altra parte il primo tempo di Figurinho assomigliato tantissimo a quello della gara d'andata, letteralmente dominato sotto il profilo del gioco, ma ci ha aggiunto anche una personalità difensiva di cui non avevo visto in realtà nella gara d'andata, perché Cresi ha dato sempre nella prima gara la sensazione di poter essere pericoloso senza poi sfruttare sempre e comunque le azioni offensive. Questa volta nella gara di ritorno Figurinho mi sembra aver fatto quello step in più, quello step che magari potrebbe significare semifinale. Abbiamo visto anche il Sassuolo subito pronto a ripartire, invece Milan si è preso un po' più di tempo, ha sfruttato più secondi della fine della prima frazione di gara. Siamo ripartiti per gli ultimi 45 minuti, chissà, di questo Sassuolo contro Milan. Koulibaly, Maldini, Spinazzola, Ronaldinho, Gullit, vicino per Barella, servirà adesso Ronaldo, prova a girarsi, palla allargata per Mkhitaryan che prova a saltare Teo Hernandez che però aspettava proprio quello. E attenzione a questo pallone alzato per Koulibaly, non arriva la pressione da parte degli attaccanti. Maldini, Teo Hernandez,
Maldini. Gullit. Cercare ancora Teo. Maldini. Cambio di lato per Darmian. La mette giù, attende i compagni e salta l'uomo. Ibrahimovic. Che sì. Pallone alzato per Dybala, dentro l'area, a cercare Ronaldo che si coordina. E la chiusura di Koulibaly a dire di no. E qui attenzione perché stanno costruendo qua vicino agli studi di Milano la statua per Koulibaly a tinte rossonere, perché ha salvato forse il gol che avrebbe regalato la semifinale al Sassuolo. Tanto Mkhitaryan dall'altra parte a cercare Darmian. Vediamo se Kroso va. Ancora Darmian, si accentra. Sempre Darmian, si fa vedere Gullit. Continua a tenerla lì vicino Barella. Gullit, ancora per Barella, dentro verso Ronaldo, cercare Ibrahimovic e poi Szczęsny, vola in calcio d'angolo, corner da parte del Milan, vediamo come andrà a sfruttare dopo l'ottima parata, il miracolo da parte del portiere polacco, qui Ibrahimovic a aspettare più in alto di Gullit, il pallone però ce l'ha ancora lui, la ruleta, il pallone dentro, poi Ibrahimovic e calcio ribattuto da Koulibaly, ancora una volta Kalidou Koulibaly a chiudere il tiro e a chiudere un possibile gol. Sì, ma la folata rossonera di Cresi, ne vogliamo parlare, di come non ci stia il pro player del Milan a dar per vinta questa partita. Davvero un super miracolo di Wojciech Szczęsny, geloso delle parate di McManian, si issa Superman quest'oggi. Hernandez per il Sassuolo, si rinizia da Maldini, Koulibaly, cercare che sì. Gullit dentro per Ronaldo, cercare lo scambio, poi sempre Ronaldo, si gira, va a servire Paolo Dybala, spalle la porta, il pallone dentro per Ronaldo, il rimpallo per Ronaldo e più 3 Sassuolo, ancora una volta il pallone che si alza, il doppio tap che funziona e adesso è 4-1, è ancora 25 minuti da giocare. Il gusto della bottiglietta di Figurigno è al gusto semifinale, te lo dico io, perché questa rete assolutamente da 3 gol di vantaggio per quanto riguarda la squadra del Sassuolo, ma in questo caso è riuscito a fare quello che gli è mancato nei playoff e gli è mancato nella regular season, cioè andare dall'avversario e dire io lo schiaffo l'ho preso ma te lo ridò ancora più forte e vado a fare gol. Non si è disunito nonostante la grande occasione avuta da Cresi pochi istanti fa, ed è riuscito con la forza dell'inerzia, con la forza della pazienza, ma soprattutto con la grande, grande esperienza a segnare una rete importantissima. E adesso ovviamente per il Milan pressing a tutto campo. Ciò però cosa significa? Che ti esporrai a quelli che saranno i possibili contropiedi da parte della squadra avversaria, e in caso di altra rete diventerà sempre più complicato, perché adesso diventano 3 i gol da recuperare anche con un po' di fortuna qui il Sassuolo, ma serve anche questa. Pallone va in porta, 4-1 nel computo totale di questi 2 match, 65 sul cronometro, e adesso attenzione perché ci sono tanti spazi con Ronaldinho che può andare sulla sinistra, la tiene il numero 10, prova a danzare sul pallone, ci riesce, la tiene anche in campo, ancora Ronaldinho anche a guadagnare un po' di secondi al Sassuolo, va bene, sempre Ronaldinho, batti e ribatti, rimessa laterale però in favore del Milan, si è portato un po' di secondi dalla sua parte e adesso il Milan deve risalire tutto il campo a cercare Spinazzola. Gullit, palla verticale disastrosa perché il Sassuolo la recupera, Ronaldinho l'alza dentro per Ronaldo, il portiere fuori, si cerca l'extra pass, ma da lì Ronaldo poteva fare tutt'altro, cercare probabilmente anche un pallonetto, forse calciare anche normalmente, ma il Milan ancora ci crede, adesso la palla è dentro per Gullit, allargato, altro errore in fase di impostazione, altra palla che fa rilanciare il contropiede del Sassuolo con Dybala, dentro l'area, sterzata, arriva il raddoppio, poi Dybala vince il contrasto, la palla a rimorchio per Gullit che prova a calciare ma arriva alla chiusura da parte di Kalidou Koulibaly, e ancora il Milan che si rilancia dall'altra parte, la palla è dentro per Ibrahimovic che però era in offside. Qua il Milan sta concedendo tanto ma non sta riuscendo ad andare avanti perché non è mai arrivato in questi ultimi minuti vicino all'area di rigore avversaria.
e in questo caso le praterie per l'attacco nero-verde, che le sta sfruttando tutte, in questo caso ancora con Dybala. Dybala dentro l'area, sempre il raddoppio, sempre due uomini per provare a circondare e recuperare la sfera. Ci riesce il Milan. Spinazzola però corre velocissimo il cronometro. Chiesa, 78 sul cronometro in questo istante. La recupera Kessié, che adesso può allargare per Paolo Dybala. Il cross dentro a cercare Ronaldinho, l'extra pass dentro e arriva il gol da parte del Sassuolo. E adesso diventa una montagna invalicabile per il Milan da dover scalare. Arriva la rete, più 4 Sassuolo. Ed è tripudio nero-verde con il gol di Ronaldo il fenomeno. E se prima il gusto della bottiglietta era quello della semifinale, ormai se la può scolare tutta e portarsela a casa, perché Figurigno porta a scuola Clash Crazy 3-0, che sa davvero di apoteosi del Sassuolo. Un divario netto, però attenzione perché non è finita, perché c'è Chiesa dentro l'area. La palla recuperata ancora una volta dal Sassuolo, solo per un istante. Il Milan ci prova. Gullit, McKennie, verticale dentro per Ronaldo che la alza. Ronaldo cerca una giocata troppo complicata, poi arriva Kessié. Adesso Ronaldinho, la chiusura da parte di Darmian. Gullit rilancia verso Kessié, spazio per Ronaldo a cercare le triangolazioni. C'era lo scatto sulla destra, c'era tanto spazio per chiudere definitivamente questa gara, ma per il Milan è tanto difficile. Ci prova con Perisic, che prova ad allungare il contatto, non c'è rigore. Poi Perisic, la palla è dentro per Ibrahimovic. Attenzione, fermi tutti, minuto 86 e ci sono adesso 3 reti a dividere le due squadre. È un'impresa quella di Crazy, che dovrà cercare in questi minuti finali, ma il possesso di palla ce l'ha il Sassuolo. Maldini, pressing alto, Gullit continua a correre il cronometro, palla persa, McKennie subito verticale per Perisic con la chiusura da parte di Ruud Gullit, pressato alto, esce bene Serveto Hernandez. Adesso spazio per Ronaldinho, che può correre su quella fascia, corsa per la vittoria, il pallone dentro, allontanato con ancora però il Sassuolo in possesso di palla, poi Ibrahimovic la perde e Gullit la ritrova. Ormai il tempo è scaduto e finisce qua. Il Sassuolo elimina il Milan dopo un'esperienza non ottimale della regular season. Adesso sarà top 4 assicurata per Figurigno. Figurigno che è salito sul quadro svedese, si è arrampicato e ha trovato assolutamente questa top 4 con una gara di ritorno fantascientifica, Marco. Ed ora cosa manca al propriere del Sassuolo se non andare al fianco di Ludovica Pagani? Prego, complimenti ancora. Allora io voglio chiederti, quali sono state le tue due azioni migliori secondo te? Ma diciamo che sono sempre le stesse, le solite, quelle mie che mi hanno contraddistinto in questo torneo, quella del magari del doppio tap in aria, dell'extra pass o della Veronica, dell'elastico, diciamo che sono sempre le solite. E come festeggerai questa vittoria? No, intanto sono contentissimo perché innanzitutto tutti gli sforzi che si fanno per essere ogni anno al top, è veramente difficile stare sempre al passo, quindi per me è una gioia immensa avere la possibilità domani di giocarmi una fetta importante della mia stagione, perché si giocano i playoff e poi ovviamente se si vince le Serie A team è una soddisfazione incredibile. Allora, in bocca al lupo. Grazie. Tanti mille. Complimenti ancora, ti lascio andare dagli analyst. Grazie. Così ti fanno tutte le domande. Prego, prego, tienilo. Ciao ragazzi. E dunque, complimenti. Complimenti. Grazie, allora, grazie. Prima di tutto, Sassuolo che si aggiunge alle altre tre squadre, ti facciamo i complimenti e ti ringraziamo perché io ho una certa età, Elena è un pochino più giovane, abbiamo visto tutte le partite al centro, questa è una vittoria convincente. Okay. Sia stati tranquilli. Sì, vabbè, ma ovviamente il livello di Diego non c'è. Non posso giudicarlo io, cioè, lo sappiamo tutti. Ovviamente era una partita difficile. Diciamo che è stata molto equilibrata. Poi la seconda sono riuscito a fare quella giocata che serviva per andare sopra e poi si è facilitata la partita. Meglio così. Sì, diciamo che probabilmente il gol sul finale della prima ha indirizzato tanto quando hai sfruttato con quel lancio lungo. Sì, ma Diego è sempre un avversario ostico, è molto difficile da affrontare perché
tiene molto palla, riesce, c'ha una completa gestione delle partite veramente ottima, quindi è difficile riuscire a batterlo. Ecco, tu quando ti sei studiato questa partita, hai studiato più che altro Cresi oppure sei andato dritto per la tua strada, visto che comunque abbiamo visto proprio questa tua crescita? Sì, 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 no, più che altro io ho seguito il mio stile di gioco, guardo magari alcuni dettagli dell'avversario, alcune giocate che fa, però mi concentro soprattutto sul mio gioco, quindi sì, ovviamente l'avversario uno deve studiare, no? Magari qualche giocata che ha, però bisogna guardare sempre se stessi e migliorarsi. Sì, cosa che hai fatto comunque soprattutto rispetto alla fase a gironi, perché ricordiamo non è andata benissimo. Sì, non è andata bene, però il problema principale è che qui giochiamo un gioco totalmente diverso, tra la connessione, le problematiche che ci sono, venire qui giochi un gioco totalmente diverso e ti devi... la bravura sta nel riuscire a trovare subito il modo giusto per giocare, quindi è molto difficile. Sì, e adesso meritatamente alla giornata di domani contro Obrun, facciamo già un passo sì, in sarà avanti. Abbastanza tosta, perché Obrun è uno dei più in forma, quindi hai visto un po' il 3-5-2? Sì, già l'ho studiato bene, quindi, lo conosco bene. Quindi immagini che potrebbe partire subito con quel modulo, abbiamo visto la prima partita contro Artix. Non lo so, magari forse ha avuto un po' di difficoltà, soprattutto alla prima partita lui, quindi può essere che cambia modulo, però non lo so, non so cosa aspettarmi sinceramente, però ci adeguiamo a ogni soluzione. Adesso sono tutte partite alla fine, no? Elena, 50 e 50, perché fare un sì, pronostico... Sì, sono tutte 50 e 50, tutte molto equilibrate, infatti abbiamo visto un sacco di partite, tempi supplementari, vinta il 120esimo, i dettagli fanno la differenza. Prima era difficile, adesso diventerà veramente ancora più difficile, perché siete tutti bravissimi, siete arrivati fin qui, siete anche cresciuti tanto. Tu sei forse l'esempio del giocatore che è riuscito a migliorare con più costanza, è riuscito a capire il gioco, ad adeguarsi proprio, come dicevi sì, la differenza lo fa l'adattamento al gioco, è quello che fa la differenza, poi ovviamente le qualità nelle gestioni delle partite, perché FIFA è importante gestire le partite bene, però l'adattamento è la cosa fondamentale su questo gioco. Ti faccio l'ultima domanda, è difficile, ma un giocatore che, da cui magari ti aspettavi qualcosa in più, hanno giocato tutti bene, magari qualcuno... Io vorrei togliere subito Ibrahimovic, perché non si muove totalmente, però devo tenerlo perché è l'unico che magari ti dà quella soluzione di testa. No, poi sono tutti fortissimi, Maldini, R9 sono i più forti secondo me. Poi che sì, alcune volte lo vedo che in game si trasforma in Gullit magicamente, quindi bene, sono sorpreso da che sì. Sei sorpreso da che sì, io ti ringrazio, abbiamo visto il tabellone intanto per la giornata di domani, che con la partita inaugurale che sarà tra Venezia e Salernitana, e poi la seconda partita che sarà tra Torino e proprio il Sassuolo di Figurigno, con, vi ricordiamo, anche la finale, poi terzo quarto posto, la prima e secondo, ricordiamo, oltre alla Coppa, oltre al prize pool che abbiamo visto, ci sono in palio 3 spot per le Global Series, quindi diventa molto molto importante anche per i partecipanti arrivare tra i primi tre, quindi anche la finale terzo quarto posto sarà da seguire fino alla fine.